una innovazione rispetto a tutti gli altri anni. Siamo arrivati alla 10ª edizione, non a caso, perché quest'anno abbiamo anche il patrocinio del Ministero della Cultura e del Ministero del Turismo, ma abbiamo notevolmente innovato il prodotto, perché secondo noi sì, parliamo di tradizione, parliamo di archeologia industriale, quindi che ben si abbinano, però innovare anche questo discorso per far conoscere il territorio, perché l'obiettivo è quello poi, non poteva mancare. Tant'è che noi abbiamo fatto anche degli altri progetti per modificare questo prodotto. Invece parliamo di progetti che mirano ad avvicinare un pubblico sempre più vasto, quindi partendo anche dai più giovani, parliamo di innovazione digitale, parliamo anche di estendere la consapevolezza e la conoscenza dell'arte teatrale, tant'è che quest'anno per la prima volta abbiamo inserito dei laboratori che avranno inizio due giorni prima dell'appuntamento della rassegna, in particolar modo il 26 e il 27, avremo questi laboratori in cui chi vorrà, attori e non attori, potranno conoscere dal vivo quello che significa essere su un palcoscenico.